Tutti ben ritrovati in un nuovo video. Video contorno occhi, trucco del contorno occhi, trucco del contorno occhi con un caldo allucinante. Ho fatto skincare della mattina, protezione solare mix and match. Fatemi sapere magari se vi può interessare la combo del periodo causa gran caldo. Magari qualcosa vi ho già accennato, ma francamente non mi ricordo. Comunque, se mi seguite nell'ultimo periodo con lo scoppio del caldo soprattutto, ma comunque negli ultimi 20 giorni, la zona delle occhiaie l'ho gestita molto molto bene con i correttori di Soyer Beia che mi piacciono tantissimo e che continuo ad utilizzare. Però, negli ultimi 4 giorni il caldo ha preso il sopravvento. E mi sono ritrovata a fare con immenso piacere una triade caratterizzata dalla skincare del contorno occhi, eccetera, con un prodotto che io ho preso su Amazon che all'inizio non gli avevo dato il giusto lustro, ma ho verificato comunque che con il gran caldo è una triade che mi dà modo di gestire questa cosa. Tra l'altro, nell'ultima settimana, a causa gran caldo, quante volte ho detto gran caldo, non è che sto dormendo proprio in maniera, come dire, tutta unita. Io non sono una dormigliona, se mi seguite lo sapete, ma quel poco che dormo voglio dormire bene. Ecco. Quindi, complice tutto ciò, io diciamo che ho evoluto la zona, il trucco, skincare trucco. Adesso non so come avrò chiamato questo video, ma ci siamo capite e capiti. Skincare trucco del contorno occhi con un caldo e un'umidità molto forti, così. Sto continuando ad utilizzare come siero contorno occhi questo, la caffeina di Primark, che se mi seguite sapete che è la seconda confezione che utilizzo. No, non l'ho regalata a mia mamma, magari al prossimo giro gliela farò provare. Le ho utilizzate tutte e due io. Vado a mettere il siero contorno occhi. A me piace tantissimo, come mi piace tutta la linea la caffeina di Primark, se mi seguite lo sapete. Ok. Ho già messo tutte le cose che devo mettere. Vado proprio a farvi vedere. Ok. Questo è un siero contorno occhi che mi piace molto, che volendo si può anche stratificare, ma sapete che io non utilizzo un solo prodotto, ma veramente per 4 euro è un prodottone a mio avviso. Idrata, distende, ha un effetto leggermente sgonfiante che ci piace molto. Ok, come contorno occhi sto utilizzando e purtroppo finendo questo prodottino qui, le scatole le ho lì, che è il contorno occhi alla vitamina C con vitamina C, niacinamide, caffeina e polvere di banana, che non è la prima confezione che utilizzo, se mi seguite lo sapete. Mi piace questo prodotto, che tra l'altro qualcuno non ne ha parlato bene, ma allora, partendo dal presupposto che secondo me la skincare è estrema, secondo me. La skincare è estremamente soggettiva, lo sappiamo. Questo, tutto l'anno in generale, perché nel regime invernale è anche bello avere un prodotto che illumina leggermente. Ovviamente, secondo me, questo è un contorno occhi da giorno per ovvi motivi di luminosità, sveglia, eccetera. Però, se a uno piace utilizzarlo da sera, va benissimo. Ripeto, la skincare è soggettiva. È comunque un contorno occhi a mio avviso molto valido, che si matcha molto bene con il siero contorno occhi di Primark, e questo in sconto anche su Amazon siamo al massimo sui 7-8 euro. Se c'è qualcosa in più magari curate le offerte, ma è sicuramente un contorno occhi 15 ml di buonissima portata per tutti, con l'offerta ancora di più. Dicevo che questo è scusate, un contorno occhi che ha, vedete, questo effetto schiarente, luminoso, appunto c'è la vitamina C, la niacinamide, si matcha bene con il siero contorno occhi. E già questi due prodotti cioè si percepisce già l'effetto luminoso, leggermente correttivo, leggermente, se ve lo dico da fanatica della zona perioculare, è leggermente correttivo. Ok, però fa un pochettino, tenendo conto del tasso di umidità, già ci aiuta ad avere un contorno occhi decisamente più gestito
del non avere nulla. Spero di essermi fatta capire. Tra l'altro si massaggia molto bene, performa bene, non dà problematiche di texture in eccesso, avete visto quanto ne ho messo. Vado su, cerco di massaggiarlo bene. Ok. Fino a una decina di giorni fa, appunto, procedevo poi con il trucco, Soera Ebeia, eccetera, ma effettivamente anche Soera Ebeia, con molta umidità, non mi dava grossa soddisfazione, per quanto siano dei prodotti che reggano bene, però ho voluto alleggerire per essere ancora più in ordine causa gran caldo. Su Amazon io ho presi un po' di tempo fa, ragazzi, non mi ricordo quando, se mi seguite dovreste ricordarlo. Siamo agli sgoccioli dei Prime Day, vediamo un attimo. Perché all'inizio non l'avevo considerato totalmente. Poi, volendo smaltire un po' di cose, sono andata a vedere, ho detto, sai che c'è? Fammi vedere. Max Factor Miracle Pur Eye Color Correcting Cream Concealer, ce la possiamo fare. Caffeina e vitamina C, io ho preso lo 03 Peach, che è leggermente pescato, non è il correttore aranciato, contorno occhi correttivo aranciato, perché questo è un mix tra l'essere un correttore e un contorno occhi, perché a me non leva dalla testa nessuno questa cosa, perché ha una consistenza molto cremosa, ma estremamente correttiva. Per me questo è un mix tra un contorno occhi e un correttore. È per quello che adesso con i Prime Day io volevo vedere che colorazioni c'erano da gestirmi la fase, insomma, calda, perché effettivamente è un prodotto molto valido. Stiamo attenti all'erogazione, perché alle prime erogazioni usciva molto prodotto. Dopo che io ho fatto questi passaggi, sostanzialmente, ragazze e ragazzi, vado a fare questo mestiere. Vedete che non è un aranciato proprio come i correttori aranciati, non rischiaccio più e cerco di lavorare il prodotto per non metterne eccessivamente troppo, perché poi va comunque massaggiato. Ok, vedete? Io lo definirei quasi, vi dirò, un prodotto ibrido, perché di questo a mio avviso si tratta. Qui ho tutta la mia skincare che più o meno regge, ma l'umidità mette a dura prova. Allora, ci accogliamo 2 minuti così, ci guardiamo. Io poi tendenzialmente guardo che copra bene la zona perioculare. Con le mani pulite vado a fare questo mestiere. Vado sostanzialmente a scaldare il prodotto. Ho notato che comunque con il caldo le spugnette proprio mi odiano in questo periodo. Un po' gli sfumini di Sciglem, di cui già vi ho parlato, però devo dire che nell'ultimo periodo scaldare la zona perioculare, i prodotti nella zona perioculare con le dita mi aiuta maggiormente. Non chiedetemi il motivo, è così. Probabilmente in questo periodo le spugnette mi odiano. Vado poi a fare questo mestiere. Scaldo, vedete come il prodotto è andato nella zona a coprire. Ovviamente, ovviamente, non potremo mai avere come dire, un effetto come il correttore, come una base strutturata coi correttori, se mi seguite lo sapete, in altre fasi dell'anno, però devo dire che come combo estiva mi piace. Ho un'occhiaia sempre un po' più pronunciata che è questa, se voi percepite, cioè spero che si percepisca dal video, quindi quando magari mi accorgo che non mi soddisfa leggermente, vado a riprendere il terzo prodotto e ne vado a mettere proprio un cicinin, perché se io guardo di qua, io qui sono a posto, vedete? Ho sempre un'occhiaia più pronunciata, guardo bene che esca il prodotto da qua, vedete? Ok, e ne metto proprio ancora un pochino, perché voi sapete che io sono Miss Perfettini per la zona perioculare.
E vado sempre col mio bel ditino, mani sempre pulite ovviamente, e vado proprio a migliorare questa occhiaia che è un po' più monella dell'altra stamattina. Devo dire che questa triade mi ha fatto un po' rivalutare questo prodottino di Max Factor che all'inizio ho appena preso, che l'avevo visto da una ragazza che seguo sempre, che fa vedere un sacco di prodotti beauty, Snoopina Beauty Lover, che se sta guardando questo video la saluto, anche se non credo. Però dà sempre ottimi consigli, ma ovviamente non è che a tutti può sempre piacere tutto. Però devo dire che effettivamente l'ho rivalutato. Guardate adesso con questa correzione, vedete anche che si può stratificare se anche voi avete come me un'occhiaia più monella dell'altra. Devo dire che ovviamente adesso andrò a completare il trucco il più minimo possibile, ma la base mi piace molto. Tenete conto che ho SPF e questa cosa, cioè siamo decisamente più in ordine rispetto. Qui sfumiamo bene con le dita. Dicevo, siamo decisamente più in ordine rispetto alla prima parte del video. Mi avvicino, poi si può sempre scaldare maggiormente per avere ancora un bellissimo effetto o comunque un effetto migliore. Eccoci qua. Fa sempre tantissimo, ragazzi, l'idratazione. Patch occhi, contorno occhi serale, insomma tutte queste cose, perché se abbiamo la pelle molto secca gli effetti non saranno mai belli. Ecco, la triade del periodo tra skincare e trucco con il gran caldo credo che mi accompagnerà appena poi finirà qualcosa, vedrò, ma con i Prime Day vado a curare un attimino questo prodotto perché effettivamente mi piace molto. Visto che questo sta magari finendo e questo qui ce n'è ancora. Ma finché va, poi magari non so se riuscirò ad andare da Primark a breve, però finché fa caldo credo che manterrò uno stile di questo tipo con correttore, scusate, con contorno occhi correttivo e con questo prodotto ibrido tra contorno occhi e correttore voglio appunto andare a vedere che colorazioni ci sono, proprio per magari andare a matchare appena finisco la triade. Solo con questi prodotti, vediamo un po' proprio perché appunto vi ho detto che è un po' un prodotto ibrido. Nulla, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete provato qualcosa, se li conoscete, se andrete appunto a provarli anche voi, vi aspetto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un mi piace, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, a seguirmi su tutti gli altri social che trovate nell'info box e ci vediamo alla prossima. Ciao!